La famiglia. La famiglia USRA, rispetto ad ogni singolo individuo, è più importante dello Stato. L'umanità conosce l'individuo, l'essere umano, e l'individuo, l'essere umano normale, conosce la famiglia. La famiglia è la sua culla, la sua origine ed il suo riparo sociale. Per natura l'umanità è l'individuo e la famiglia, e non è lo Stato. L'umanità non conosce ciò che si definisce Stato. Lo Stato è un ordinamento nizam politico ed economico artificiale, e volte militare, con cui l'umanità non ha rapporto né ha nulla a che vedere. La famiglia è esattamente come la pianta singola nella natura che sta all'origine di tutte le altre. Invece il trasformare la natura in colture, giardini eccetera, è un procedimento artificiale senza alcun rapporto con la natura vera della pianta, formata da un certo numero di rami, di foglie e di fiori. Analogicamente per la famiglia che i fattori politici, economici e militari abbiano finito per ridurre insiemi di famiglia a forma di Stato, non ha nulla a che vedere con l'umanità. Perciò qualunque situazione, circostanza o procedimento che conduca allo smembramento della famiglia, o alla sua dispersione e alla sua rovina è inumana ed innaturale. Anzi, è arbitraria. Esattamente come qualunque atto, circostanza o procedimento che porta all'uccisione della pianta, allo smembramento dei suoi rami, al danneggiamento e all'avvizzimento dei suoi fiori o delle sue foglie. La società ove per qualsiasi circostanza vengono minacciate l'esistenza e l'unità della famiglia, sono come un campo le cui piante vengono minacciate dall'erosione delle acque, oppure dall'arsura o dall'incendio, dall'avvizzimento e dalla siccità. Il giardino e il campo fiorente sono quelli le cui piante crescono in modo naturale, fioriscono, impollinano e si radicano saldamente. Lo stesso è per la società umana. La società fiorente è quella ove l'individuo si radica nella famiglia in modo naturale e dove fiorisce la famiglia. Infatti l'individuo si radica nella famiglia umana come la foglia sul ramo o il ramo sull'albero, che non ha significato né vita materiale qualora se ne stacchi. Come non le ha l'individuo se si stacca dalla famiglia, nel senso che senza questa è privo di significato e di vita sociale. Se la società dovesse giungere a far esistere l'essere umano lì fuori della famiglia, diverrebbe allora una società di emarginati salic, paragonabile alle piante artificiali.